avevo voglia di una bella focaccia pugliese, quella con i pomodorini, le olive, eccetera, eccetera. Ho deciso di farci un video perché ho una ricetta che mi è stata donata anni fa da un mio amico di Bari. Quindi vi voglio lasciare alla ricetta, è molto facile. Se volete allungare i tempi di lievitazione, sapete come fare, ve l'ho già spiegato tante volte, mettete l'impasto in frigo e diminuite il lievito. Io ho fatto l'impasto per una lievitazione di 3-4 ore a temperatura ambiente. Diciamo che la focaccia pugliese in origine è così. E alcuni ci mettono molto molto più lievito. Però la cosa che non deve mancare nella focaccia pugliese sono le patate, quindi dobbiamo lessare delle patate, farle intiepidire fredde, no, assolutamente, perché diventa l'impasto granuloso. E poi ci vuole la semola rimacinata. Io ho usato una farina 00 delle 5 stagioni con una proteina di 13 al 13%. Ok? Vi lascio la ricetta. Ne volete un pezzettino? Ora la taglio, eh? Allora, tagliamola un po'. Questa l'ho fatta senza niente, è soffice, se la volete più soffice dovrete metterla in teglia e lasciarla almeno un'ora ferma a lievitare. Se la volete un po' più croccantina così, il tempo di accendere il forno, di farcirla e infornarla. Tiepida. Mio Dio, fatela. Seguite questa ricetta perché è davvero squisita. Andiamo con la ricettina. 350 g di farina 00, 250 g di semola rimacinata. La mescolo un po'. E poi vado ad aggiungere il sale fino a 10 grammi. Ho precedentemente lessato le patate a pezzettini proprio nell'acqua, così semplicemente già sbucciate. Le ho aggiunte ancora calde all'impasto. Ho mescolato un attimino, poi ho messo 340 g di acqua tiepida con 10 g di lievito di birra. E un cucchiaino di zucchero. Ho aggiunto l'acqua in due volte, come sempre, piano piano, in modo che ho tempo di far assorbire alla farina tutti gli elementi. Ho messo un cucchiaio di olio e sono andata a impastare. Ci vorranno circa 10 minuti buoni buoni, eh. Se necessario, spolverate pure di farina che non succede nulla. Ecco, metto il mio impasto a riposo almeno 30 minuti. Dopo 30 minuti faccio una piega. E dopo 15 minuti ne rifaccio altre. Eccola qua, pronta dopo 3 ore di lievitazione, anche 3 ore e mezza a temperatura ambiente. Deve comunque quasi triplicare l'impasto. Vado di nuovo a metterlo sul piano infarinato, ma non lo lavoro. Se avete due teglie antiaderenti potete fare anche due gusti, se no usate la placca del forno. Io voglio fare una focaccia normale e una con i pomodorini. Queste due tagliette che ho vanno esattamente come se avessi la placca del forno, quindi ci stanno tutte e due benissimo. Non devo cuocere separatamente. Mi sembra che siano 20x30. Lascio riposare solo 10 minuti, intanto accendo il forno a 250 gradi. Cioè, al massimo, se arriva a 230, accendetelo a 230. Ok?
Comunque sempre al massimo il vostro forno. Farcisco la mia pugliese. I capperi a me piacciono tantissimo. Cerco di metterlo tra i pomodori perché non mi si seccano tanto in cottura. Adesso la focaccina normale, vado a mettere un po' di olio, un po' di sale e schiaccio bene con le dita. Ah, anche un po' di origano, sì. Inforniamo a forno caldissimo, proprio appoggiate sul fondo per 13 minuti tassativamente, non di più. Dopo 13 minuti metto le mie teglie in alto, sopra la metà, uno scatto sopra la metà. 20-25 minuti e sono pronte. Seguite il metodo che è nel video. Ciao ciao!